pista di pattinaggio Up and Down a Lugo. Vi aspetta con tantissimi appuntamenti. 11, 25 novembre e 16 dicembre, trofeo nazionale di tiro alla fune. Sabato 8 dicembre, dalle 10 alle 19, pattini e gonfiabili. Per tutti i più piccoli, il mondo dei balocchi. Venerdì 14 dicembre, incontri di box. Lunedì 17 dicembre, Natale sui pattini 2018. Info 348 73 36 353. Vi aspettiamo! Paola Cucchi, la responsabile dell'Enoteca Terre Civico qui a Lugo, dove ha sede anche questa azienda di taglio nazionale, produttrice di grandi vini. Certo, qui da noi potete trovare tutti i nostri vini, o comunque una buona parte della nostra produzione, e quest'anno ad esempio sono appena arrivate le canine e i novelli. Possiamo avere un'altra novità in Terre Civico, che è il metodo classico, e l'abbiamo sia di Sangiovese, che è un po' la novità, e di Trebbiano. E che cosa consiste il metodo classico, Paola? Abbiamo la rifermentazione in bottiglia anziché che in autoclave. Questo è la differenza sostanziale tra il metodo classico. La grande novità di Terre Civico di quest'anno, ma poi ci sono i must di Terre Civico, che sono tra l'altro vini che vincono anche premi. Di recente il Massellina ha ottenuto un grande premio proprio recentissimo. Sì, al Giovimbacco ha vinto l'Albana Massellina, tenuta Massellina, che è un'Albana secco, un'Albana di una bella struttura, un bianco importante, un vitigno autoctono. La prima DOCG italiana di vino bianco è stata proprio l'Albana, che è questa che ci ha dato l'ultima soddisfazione del gruppo, assieme ai tre bicchieri del Sigismondo di qualche settimana fa, i tre bicchieri del concerto. Comunque, insomma, ne abbiamo dei premi. Tante tipologie i vostri vini, che spaziano da Rimini a venire verso le prime colline di Imola. Certo, Imola, Faenza, perciò abbiamo dal Pagadebit, Rebola, Pignoletto, abbiamo i bianchi, il Trebbiano, che comunque è sempre un vino nostro, poi ad esempio in Massellina facciamo comunque anche lo Chardonnay, anche vitigni un po' più internazionali, poi i rossi, comunque il Sangiovese, che è il nostro vino in assoluto, forse il più venduto, e poi comunque altre mille sfaccettature, che può essere Merlot, Cabernet, vini anche qui vitigni internazionali. Da non dimenticare le bollicine, che sono questa grande, grande, veramente, credo, fiore all'occhiello di Terre Civico. Sì, noi abbiamo tutta una linea del Volli, e che abbiamo le varie versioni in extra dry, brut, rosé extra dry e anche dux, anche per il Natale. Natale. Veniamo proprio al Natale, tantissime le strenne natalizie che si possono realizzare qui presso l'Enoteca Terre Civico di Lugo. Sì, anche se ancora non siamo in pieno Natale, abbiamo messo proprio per voi alcune anticipazioni, proprio perché comunque per farvi vedere, insomma, cosa potrete trovare qui da noi nei prossimi, a partire già dal prossima decina di giorni, insomma, riusciremo ad arrestire in pieno il Natale, ed effettivamente potrete trovare dei consigli, perché le nostre non sono scatole standard, noi facciamo confezioni ma generalmente sono personalizzate, diamo delle idee, diciamo potresti fare questa cosa, però poi dopo chi tocca una cosa, chi ritocca un'altra, perché poi dopo uno sa anche a chi può regalarlo, uno preferisce il vino bianco, uno preferisce il vino rosso, e su questo dopo giochiamo. Strenne natalizie di qualsiasi tipologia, taglio, misura, ma non solo, anche tasca, se vogliamo. Certo, noi diamo anche alle aziende, produciamo anche per le aziende, facciamo confezioni, un po' da tutti i prezzi, perché come ripeto prima li personalizziamo, perciò dopo andiamo in base alle richieste del cliente, ecco, noi diamo delle idee. Non solo vino, ma anche l'aggiunta di qualche piccola chicca che può ingolosire o anche rendere ancora più stimata la confezione regalo, dalle noci del rapace al dolce più prelibato e più sofisticato, e anche candele per riscaldare l'atmosfera natalizia. Certo, noi queste sono piccole cose che noi diamo come un servizio tra virgolette piacevole al cliente, perché completi questo regalo,
Regali che non vanno tralasciati sono quelli di nozze. Alludo alle bomboniere. Ho visto quest'anno delle bellissime confezioni dove il vino diventa il protagonista assieme al confetto della classica bomboniera. Sì, è un po' che noi abbiamo questa, che facciamo, produciamo queste bottiglie anche con etichette personalizzate, così. Però ci fermavamo qui, cioè tutto si finiva a dare al cliente, che poi si finiva a lui, o comunque prendeva una confezione da qualche altra parte di confetti, così. Da quest'anno si è pensato, siccome molti entravano e dicevano ma dopo io non so dove prendere questo, non so dove prendere quello, si è pensato di proporre quest'idea, di proporre una bomboniera finita. E anche perché il vino, siamo sinceri, sta prendendo moltissimo piede in questa cosa, perché ormai la gente cerca qualcosa anche di elegante, di particolare. E in più questi oggettini, che a volte sono anche molto belli, però non sai mai poi dove vanno a finire. Il vino almeno lo bevono. E poi comunque per noi, azienda, è comunque un modo, perché questo cliente viene e prende 50-100 bottiglie da regalare a persone che, andrà bene, qui dentro non hanno mai messo piede e comunque ci vengono a conoscere e di conseguenza bevono comunque il nostro prodotto. Invitiamo a venire qui a Terrecevico? Sì, certo, potete venirci a trovare sia per i vostri regali natalizi ma anche per questa idea delle bomboniere. E le degustazioni? Tutti i sabati adesso, perché abbiamo fatto venerdì, perché sabato eravamo chiusi, da novembre col fatto che apriamo il sabato, tutti i sabati facciamo queste degustazioni, sabato pomeriggio dalle 17 alle 20, dove facciamo conoscere i nostri prodotti di punta. Perché comunque abbiamo visto anche nelle ultime due che abbiamo fatto, portiamo giovani, portiamo un tipo di clientela che comunque non è la nostra abituale. Come sono strutturate? Sono degustazioni, anzitutto ci tengo a dire, libere e gratuite, quindi aperte a tutti quanti. Ricordiamo appunto l'orario, come l'ha già detto giustamente Paola, dalle 17 alle 20, tutti quanti i sabati adesso a novembre. Riprenderemo insomma dal 17 novembre. E sono degustazioni in cui ogni volta presentiamo una linea della nostra azienda. Comincio già a parlare e andare un po' sullo specifico. Riprenderemo il 17 novembre con una degustazione dedicata alla linea dei vini Montresor e poi andremo avanti con il sabato successivo, quindi il sabato 24, con una giornata tutta quanta dedicata alle bollicine, quindi così per avvicinarci alle festività, ecco, la bollicina insomma che avvicina sempre tutti quanti. Abbiamo ripreso già il mese scorso, dopo una piccola pausa estiva, abbiamo ripreso diciamo anche con grande, grande successo, devo dire, e grande interesse da parte dei giovani. E qui ci teniamo veramente, veramente tanto ad accogliere, a invogliare, ecco, la parte di cui faccio parte anch'io, insomma, mi sento di dire, vogliamo avvicinare i giovani al vino sempre di più. Al buon bere. Al buon bere, esatto, al bere di qualità, bere con moderazione, ma anche un bere veramente di qualità. Per restare aggiornati, come, dove e quando? Allora, andiamo sul tecnologico, beh, ormai ce l'hanno praticamente tutti, Facebook, abbiamo una pagina anche noi dedicata all'Enoteca, si chiama Enoteca Terrecevico e lì insomma potete rimanere aggiornati con tutte quante le nostre degustazioni che facciamo, quindi mettiamo continui aggiornamenti, anche foto delle degustazioni precedenti e quindi chiunque può mettere mi piace, può seguire la pagina e quindi rimanere in contatto con noi sempre. Tante volte si pensa che questo sia un negozio dedicato solamente alle aziende, invece no, anche clienti privati assolutamente, quindi invitiamo davvero tutti quanti a fare un passaggio qui in Enoteca Terrecevico.